lasciato cadere le braccia, ha mantenuto la tensione muscolare. Dillo. Avevi ragione. Ah, che meschino da parte mia. Ha mantenuto la tensione, ma si è distratto quando è stato colpito. È una crisi del lobo temporale. Con l'investigatore privato non dobbiamo più frugare in casa delle persone? Per questo hai frequentato medicina. Non ti voglio togliere il gusto. Ma lui è più bravo di noi. Però costa di più. Fate una biopsia al cervello. No. Dillo. Avevi ragione, ma no. Il lobo temporale controlla la parola, l'udito e la memoria. Se perde quelli, sarà una bomba a invitarla a cena, ma per il resto... Se ne tagliamo un pezzo, può diventare un vegetale. Niente da vedere, niente da ascoltare, niente da ricordare. Hai ragione, lei ha tanti motivi per vivere. Abbiamo qualche altro paziente che ha praticamente finito tutta la sua vita? A lui va bene affettargli il cervello perché è vecchio. No, va bene affettargli il cervello perché se non lo facciamo è morto. Fatti dare l'assenso dalla vedova.